andiamo a salire nel comunismo. Allora, prego, io non sono comunista, non sono mai stato comunista. Beh, insomma, spezzo una lancia per Di Battista, comunista vede, no. Cioè, il tema è proprio questo. Chi è contrario a inviare delle armi in Ucraina, tra l'altro anche lei mi risulta che fosse contrario, sembra di sinistra. No. Chi è contrario al finanziamento pubblico ai partiti o al finanziamento pubblico all'editoria, non lo so, invece è di destra. Ci sono un mucchio di cittadini che hanno votato magari 4 anni fa Bersani o il Movimento 5 Stelle, il PD, e stavolta hanno votato la Meloni, che sono loro di destra o di sinistra. Sì. Il tema qual è? Loro due sono stati onesti un attimo fa, perché contrariamente alla narrazione dei giornali di centrodestra che descrivono questa manovra come una grande manovra che ha unito il centrodestra, entrambi hanno detto una cosa: facciamo quel che possiamo con le risorse che abbiamo. L'hanno detto entrambi, sono stati onesti. Allora mi domando, per quale motivo, dato che si fa quel che si può con le risorse che si hanno, non insistete o non prendete posizioni diverse sulle armi in Ucraina, perché 450 milioni di euro abbiamo speso e la responsabilità questa è anche del Movimento 5 Stelle, di chi ha votato a Bersani, glielo ho sempre detto. Per quale motivo Crosetto fa una battaglia in Europa non per ottenere maggiori risorse per le bollette, ma per escludere le spese militari dal 2% del patto di stabilità e crescita? Per quale motivo si danno quattrini alle scuole paritarie in un momento in cui si interviene tagliando sulle intercettazioni oppure sulla polizia penitenziaria, ed era Salvini a dire in televisione pretendo l'assunzione di un numero maggiore di poliziotti nelle carceri, perché le carceri, la situazione di come vivono i poliziotti nelle carceri è da terzo mondo, come coloro, ho preso l'altro ieri un treno regionale, i controllori sui treni regionali mi hanno parlato di una situazione da far west totale, ed era questa l'argomentazione di Salvini. Allora, dato che si tratta di scelte, se ci sono pochi soldi, per me questi pochi soldi non sono stati spesi adeguatamente, scusi Floris, prego, e concludo, guardate che attaccare il reddito di cittadinanza e soprattutto attaccare coloro che sono occupabili, qual è la categoria degli occupabili? Dovrebbero esistere occupati e disoccupati, significa attaccare il 20% dei lavoratori in Italia che percepiscono il reddito di cittadinanza e che nonostante appunto abbiano un lavoro non riescono a raggiungere la soglia di 780 euro al mese. Dovrebbe modificato, migliorato, ma un governo serio dovrebbe mettere più miliardi di euro sul reddito di cittadinanza, allora, soprattutto...